sui territori la credibilità la perde. Questo per i rifiuti, questo per l'acqua, questo per tante altre altri settori che appunto coinvolgono i territori. Quindi è questo che vedo io come amministratore, come politico, anche come esperienza. Manca la politica, quella buona dall'alto, ce lo diciamo molto, tanto. Sicuramente se si cambiasse la legge elettorale sarebbe cosa buona e giusta, perché almeno sappiamo chi votiamo e con chi abbiamo a che fare, altrimenti ora abbiamo questa situazione. Quindi l'istituzione è importante, il comitato secondo me è importante, perché io naturalmente mi chiamano i comitati, mi chiamano le associazioni, pochissimo i partiti, guarda caso, non lo so perché, pochissimo il mio partito, e questa è una domanda che magari mi sono posto, ma la risposta me l'ho data, però i comitati, le associazioni, i cittadini non devono, secondo me, comunque mai sostituirsi alle istituzioni, anzi, devono mai... Lunga vita al Consiglio Comunale, lunga vita al Comune come istituzione, perché garantisce comunque delle regole, garantisce un processo democratico che porta a delle decisioni, perché non c'è solo il vostro Comune, non c'è solamente il mio Comune, ma ci sono tantissime altre situazioni molto, molto peggiori. Non parlo del sud d'Italia, ma anche questo è un fatto comune. Quindi garantire l'istituzione comune è assolutamente fondamentale e importante. Quindi non ci sono soggetti che devono sostituirsi, mettiamo negli statuti, mettiamo dei processi decisionali, ma questo dovrebbe farlo già la politica, sia nel comune, sia nella regione, sia appunto negli altri enti. La politica deve essere attiva, se la politica vuole andare verso una decisione, vuole andare verso un'opera, verso la realizzazione di un progetto che sa che andrà a contrastare, sa che andrà comunque a creare delle tensioni, delle criticità in quei territori, deve avere un ruolo attivo, deve coinvolgere prima i territori, non aspettare che nascano i comitati, che poi fanno il loro dovere assolutamente, però confrontarsi dopo con i comitati, quando sono agguerriti, quando hanno acquistato competenze, poi è una sconfitta secondo me di tutti, no? dei territori e sicuramente però prima delle istituzioni. Paolo, sono emersi tanti temi questa sera. Io proverei a fissare due punti cardinali intorno ai quali riflettere sul ruolo dell'ente locale. Uno è un po' emerso stasera dal dibattito, no? Walter Bonacci va il patto di stabilità, si è parlato della crescente crisi delle forme di democrazia e di partecipazione alla quale siamo abituati. Stiamo comunque vivendo un periodo di crisi economica che anche questo incide sugli enti locali, quindi tutto questo messo insieme produce in un certo senso, rischia di produrre un certo svuotamento delle istituzioni territoriali. D'altra parte, ieri sera Alessandro Bergonzoni, commentando su Caterpillar, sulla trasmissione radiofonica di Radio 2, la scuola dei beni comuni di Sant'Orso, a proposito di un piccolissimo progetto fatto qui l'anno scorso, un orto comune in cui erano state piantate delle zucche che poi sono diventate motivo di condivisione, diceva: beh, forse questa è la metafora migliore per parlare di comuni che ragionano di beni comuni, no? Un territorio, un campo in cui sono piantati dei cittadini, diceva, questi cittadini ragionano con le zucche, quindi con la testa, e queste zucche producono una relazione, uno stare insieme, un progettare insieme. In mezzo a questi due, diciamo, estremi, no? Da una parte la visione ottimistica, positiva che hanno citato, dall'altra i nodi invece problematici che gli enti locali vivono. Come può essere da qui in avanti il ruolo dei comuni? Inizio in modo strano, se volete, ma leggendo l'articolo 3 della Costituzione, nel senso che noi pensiamo magari di fare qualcosa di nuovo in un tempo diverso da 60 anni fa, però forse tutto questo era già previsto dai nostri costituenti. Lo leggo tutto perché è talmente bello che non vale la pena di tagliarne pezzi.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ripeto, probabilmente già partendo da questo articolo dovremmo avere abbastanza chiaro che il tema della partecipazione è fondamentale. Il contesto in cui ci muoviamo è già stato ricordato. Una difficoltà, esagerando forse un po' ma non ma neanche tanto, il fallimento della democrazia rappresentativa almeno come l'abbiamo concepito fino ad oggi. È chiaro che però non possiamo farne a meno. Una situazione in cui i cambiamenti sono repentini. Se pensiamo a chi fa l'amministratore, ai programmi elettorali che abbiamo scritto tra il 2008 e il 2009, per le elezioni poi del 2009, da allora ad adesso è cambiato il mondo. E quindi per forza di cose molti di noi hanno dovuto cambiare quei programmi. E quindi fare magari qualcosa di diverso di quello che era stato il patto con gli elettori. E già questo secondo me ci fa dire che è fondamentale anche durante il corso del mandato amministrativo prevedere dei momenti di partecipazione e di partecipazione che possa diventare anche decisione. L'altro aspetto, questo, anche questo già ricordato, i comuni esautorati di un loro ruolo, dal patto di stabilità all'IMU, che si chiama imposta municipale, ma di cui i comuni di fatto non decidono niente e neanche si tengono le risorse che derivano da questa tassa, o almeno in parte. E lo stesso, quella che verrà prossimamente, se non cambia qualcosa, la TARES, è una tassa che incasserà il comune, che però una parte di questa verrà tagliata in mancati trasferimenti, quindi anche qui il comune non deciderà niente. E non ultimo, secondo me, rispetto agli aspetti della democrazia, il taglio dei consiglieri comunali attuato nel nome della riduzione dei costi della politica, i parlamentari, il numero è rimasto ad oggi inalterato, sono stati tagliati i consiglieri comunali che a Sant'Orso costano meno di 100 euro all'anno all'uno. E nel nome dell'antipolitica si riduce la democrazia. Altri due aspetti secondo me di contesto particolare sono il fatto che i comuni hanno sempre meno soldi per fare investimenti e quindi gli investimenti, si diceva prima con qualcuno, sono tutto sommato scontati, perché le strade ogni tanto vanno aspettate, le lampade che non funzionano dell'illuminazione vanno sostituite e quindi di fatto ci si trova di fronte a scelte anche in questo senso per un'amministrazione obbligate. L'altro aspetto, molti servizi di competenza dei comuni sono ormai, probabilmente in parte anche giustamente, gestiti da società di cui fanno parte molti comuni, dall'acqua, perché è obbligatorio per legge far così, ad altre scelte che probabilmente giuste appunto per creare delle economie di scala. Allora, in tutta questa situazione, che senso ha l'esistenza dell'ente comune? O almeno nell'ente comune di un sindaco, di un assessore, di un consigliere comunale. Io vedo che questo senso non può che essere nel fare in modo che il comune sia il luogo della partecipazione. E il comune ha tutte le caratteristiche per poter esercitare questo ruolo. Innanzitutto è una delle poche istituzioni che gode ancora delle fiducia dei cittadini. Probabilmente il motivo principale è perché è vicino ai cittadini e quindi siamo in una situazione privilegiata per fare in modo che il comune diventi il luogo in cui
sempre, secondo me, quando ci sono scelte importanti, vengano ascoltati e si riesca anche a farli incidere nella decisione i cittadini, ma in modo più ampio direi tutti i portatori di interesse, perché un'amministrazione comunale rappresenta i cittadini che l'hanno eletta, ma anche le associazioni che collaborano con l'amministrazione, le aziende che in quel comune lavorano. Quindi sicuramente queste forme ampie di partecipazione vanno studiate, vanno approfondite. E probabilmente questo permetterebbe, citando i sostantivi che usa Stefano Rodotà, gli aggettivi, di passare da una democrazia a singhiozzo, che è quella che si esercita solo dando al cittadino la possibilità di dire la sua ogni 5 anni, a una democrazia continua, quindi in cui ogni momento, con gli strumenti che vanno regolamentati, il cittadino può dire la sua e può dare dei consigli all'amministratore. È chiaro che questo è un percorso tutt'altro che facile. E secondo me lo si può fare seguendo dei percorsi ben precisi, innanzitutto, come diceva Walter Bonan, dandosi delle regole. È necessario poi un metodo, perché la partecipazione non si improvvisa, e quindi degli strumenti. Un esempio che faccio rispetto agli strumenti è che come Comune di Sant'Orso, proprio in questi giorni, abbiamo promosso un corso di formazione per i dipendenti del comune, ma allargato poi anche ad altri comuni, anche ad associazioni, per imparare a conoscere gli strumenti della partecipazione. Proprio perché fare partecipazione, coinvolgere i portatori di interesse, i cittadini, non è facile, e lo si può fare solo se si conoscono delle modalità con cui gestire i conflitti, con cui coinvolgere tutti nel dire la propria, eccetera, eccetera. Sono necessarie poi risorse anche per fare partecipazione. Ci diceva la settimana scorsa Yolanda Romano, che è un'esperta sui temi della partecipazione. E noi per qualsiasi servizio che eroghiamo abbiamo bisogno di soldi, per fare investimenti abbiamo bisogno di soldi, perché ci stupiamo se per far partecipazione, quindi per far democrazia, dobbiamo investire dei soldi? Credo poi che sia necessaria per far partecipazione una continua capacità di innovare, di modificare, di coinvolgere. Perché in tutti i percorsi partecipativi sappiamo bene che partiamo in tanti, poi mano a mano che il processo va avanti, qualcuno lo perdiamo per strada, e se sbagliamo qualcosa magari li perdiamo anche tutti per strada. E quindi è necessario continuare a fare proposte diverse e ad essere in grado di rispondere alle aspettative che tutti i processi partecipativi fanno e mettono in gioco, diciamo. Una cosa che secondo me sarebbe importante per poter raggiungere questi obiettivi è di fare rete tra le realtà che su questi percorsi più ci credono. Sicuramente su questo abbiamo solo da imparare dall'associazione Comuni Virtuosi, ma credo che anche a livello locale nostro, o più ampio a livello regionale, ma anche andando fuori regione, sarà importante creare un luogo in cui possiamo confrontarsi costantemente su questo. Soprattutto direi sull'aspetto delle regole, perché non si può che partire da lì. Quindi ci piacerebbe che uno degli obiettivi di questa 3 giorni fosse quello di provare a mettere insieme una rete che coinvolga sia i comuni, ma proprio perché parliamo di partecipazione, anche i cittadini, le associazioni e tutti quanti vorranno darci una mano, una rete appunto che ragioni sul come portare avanti questi obiettivi. Sono più o meno le 10:30, credo, è oltre un'ora che parliamo di partecipazione, per cui se qualcuno ha voglia di intervenire lo può fare, c'è già una persona. Prima di dare il microfono alla comunicazione tecnica per domani, che è per gli iscritti ai workshop. Sapete che iniziamo l'assemblea plenaria alle 9:30 in Villa Rossi, all'aperto, ma se farà freddo o piove ci troviamo in casa del custode. Quindi segnatevelo, che poi se trovate domani mattina il cancello chiuso c'è una buona ragione, ma c'è un posto
dove andare, prego. Io cercherei di focalizzare quattro aspetti. Il primo, bene comune. Io direi che bisognerebbe cercare di definirlo. Che cos'è un bene comune? Allora non vorrei fare troppo casino, ma per me il bene comune è la vita. C'è stato un signore nella prima metà del secolo scorso che aveva i capelli ricci come quelli di Panozzo, però li aveva già bianchi, era molto giovane comunque, e ha inventato una formuletta, la legge della relatività. Ah, pensavo a quello con la barba. No. Già mi emozionava il paragone. No, quello della barba. Sempre ebreo, sempre tedesco, ma... Sì, però era Einstein. Ci tenevo in più all'altro. Il quale, vabbè, il quale ha fatto quella formuletta in cui dice che l'energia è uguale alla massa moltiplicata per la velocità della luce al quadrato. Da lì poi si è sviluppata tutta quanta anche la fisica quantistica, dalla quale noi siamo i soggetti, cioè noi siamo fondamentalmente energia. Abbiamo un corpo fisico, ma che si esprime solo ed esclusivamente perché se andiamo nell'infinitamente piccolo, noi siamo energia. Quindi il nostro scopo, e per quello che dico che il bene comune è la vita, è quello di riuscire a collegarsi con l'energia di ciascuno di noi e di ciascuno nel tutto. Perché noi, senza farla tanto lunga, siamo infiniti ed eterni in termini di energia. E quindi poi la possiamo declinare in 100.000 modi, come sistemi di alimentazione, come acqua, come natura, come paesaggio, come tutto quello che vogliamo, ma noi siamo fondamentalmente questo. E quindi dobbiamo metterci in sintonia con tutto questo. E su questo aspetto finisco, perché altrimenti la discussione diventa troppo lunga e bisognerebbe andare per una serie di dettagli che non vale la pena. Però io direi la definizione fondamentale del bene comune è la vita e la formula di Einstein con tutta quanta la fisica quantistica. Tutto il resto sono declinazioni. La seconda questione che ho sentito che i relatori hanno espresso molto bene è la questione che poi parla della partecipazione. Allora, la nostra Costituzione prevede alcuni elementi di carattere istituzionale. Qua Panozzo ha fatto un intervento molto opportuno, però io direi, intanto bisogna fare un po' di storia. Io purtroppo sono vecchio, ho vissuto 20 anni di Prima Repubblica e 20 anni di Seconda. Ho smesso di fare politica alla fine degli anni 80, però mi ricordo tutto di quella vicenda. Allora, e non si è ancora analizzato perché c'è stato il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. E le forze politiche non l'hanno ancora analizzata quella roba lì in maniera vera. Il meccanismo italiano, lo sviluppo economico italiano, nei primi 40 anni, diciamo, del dopoguerra, si è sviluppata fondamentalmente su un criterio: l'economia privata con la svalutazione competitiva. L'economia pubblica attraverso la spesa pubblica e il recupero della struttura burocratica in termini clientelari. Questa era la definizione della Prima Repubblica. È andato tutto a patrasso, c'è stato qualcuno che ha ritenuto di fare un intervento pesante ed è stata la magistratura, la quale ha ritenuto di salvare, di eliminare tutte quante le forze politiche, salvando, perché altrimenti avrebbe dato in mano il paese a Berlusconi
e alla Lega, ha ritenuto di salvare il gruppo dirigente centrale del Partito Comunista, il quale si è ritenuto che poteva non sapere, mentre tutto qua, e poi la sinistra democristiana, e poi invece tutti quanti gli altri partiti e i gruppi dirigenti centrali degli altri partiti non potevano non sapere e sono andati tutti quanti in galera. Questa è stata la fine della Prima Repubblica, però non si è analizzato. L'eredità quindi è stata quella della sinistra democristiana e del partito, del gruppo dirigente del Partito Comunista, coniugati tutti e due su un principio: la cultura dell'egemonia e la cultura della diversità, che non esistono, non sono mai esistiti, però c'era questo elemento culturale, l'egemonia e la diversità. Su questo si è creata la Seconda Repubblica, in cui il contrasto di fondo era Berlusconi sì, Berlusconi no, perché se non ci fosse stato Berlusconi, il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, cioè quel gruppo dirigente che ha portato avanti la politica di questi vent'anni, non esisteva. È stato il grande equivoco per cui abbiamo perso della Seconda Repubblica esattamente 20 anni e siamo nella situazione in cui siamo. Allora probabilmente questa analisi bisogna farla fino in fondo, perché se si vuole modificare la struttura politica bisogna prima di tutto analizzare fino in fondo questo e averne la consapevolezza. Allora poi si va a vedere quelli che possono essere, secondo me, i livelli istituzionali su cui interagire. E qui gli interventi credo che l'hanno detto anche molto bene, perlomeno l'hanno delineato direi molto bene, e cioè bisogna andare ad una semplificazione della struttura istituzionale. Io penso nel Veneto ci sono 750 comuni circa, secondo me 520, bene, 50 sarebbero più che sufficienti. Cioè bisogna creare delle strutture che siano aggregabili conformemente alle omogeneità di territorio, alle strutture culturali, quello che vogliamo, in maniera tale da semplificare assolutamente i livelli decisionali. Quindi comuni forti e grossi, due, eliminare completamente le province che non esistono, la regione organo di programmazione e la struttura nazionale in cui c'è un Parlamento che ha però una Camera deliberante e un'altra consultiva, il Parlamento delle regioni. Poi c'è l'Europa, lasciamo perdere quel discorso lì perché adesso diventa che l'Europa non si sa bene cosa fa, tutti quanti dipendiamo dall'Europa, cioè quando i nostri politici non sanno che caspita dire, dicono ma però l'Europa, boh, vabbè, facciamo finta che, ma non è così. Quindi anche l'Europa dovrebbe essere un momentino avvicinata, semplificata, eccetera, eccetera. Con un meccanismo fiscale, e qua hanno ragione chi è intervenuto prima di me, e cioè bisogna che le risorse rimangano nel territorio. È l'unica cosa che condivido della Lega. Il 70% delle risorse devono restare nel territorio, il 30% va a Roma e va dove vuole, ma si responsabilizza l'ente locale che ha una dimensione territoriale valida in maniera tale da rendere efficiente la sua struttura burocratica. Perché il problema che poi noi abbiamo non è solo quello della mancanza di decisione, è che poi c'è un meccanismo burocratico all'interno della struttura amministrativa che è folle. Se noi vogliamo fare una fissione a Piovene, è diverso il regolamento di Sant'Orso del diverso dal regolamento di Schio, non esiste più sta roba, perché in termini di costi siamo a livello pazzesco. Per cui quando io sento, ed ha ragione il sindaco della provincia di Ancona che dice comuni virtuosi, io dico che comune virtuoso con questa logica non ce n'è neanche uno, pur nella massima buona volontà che possono avere i singoli amministratori e la correttezza amministrativa che lo possono avere nella gestione efficiente delle loro pochissime risorse disponibili. Quindi da questo punto di vista sono virtuosi, ma non lo possono essere perché? Perché i costi di struttura che hanno
rispetto poi tra l'altro alle risorse, patto di stabilità, tutte quante queste miserie sono assolutamente inadeguate, quindi sono in realtà, e adesso passatemi il termine, la vera cassa integrazione in deroga che noi abbiamo in questo momento. Perché? Perché una grossa fetta della struttura amministrativa serve solo per legittimare se stessa. Poi ci sono i grandi esempi positivi, perché all'interno della pubblica amministrazione c'è della gente bravissima che sa fare benissimo il proprio lavoro, ma che lo potrebbe fare con un rendimento di gran lunga superiore se fosse all'interno di una struttura amministrativa che ha un ambito territoriale su cui si può esprimere in maniera estremamente più valida. Questa è la mia opinione, ma non di oggi. Lo scrivevamo 40 anni fa con i librettini rossi, e finisco brevemente, per cui questa secondo me è la logica sulla quale si dobbiamo muovere, la assoluta semplificazione di carattere amministrativo e burocratico. Perché poi non basta fare la legge, provate a vedere, e poi ci sono anche le aziende tra l'altro che si mettono di mezzo, provate a vedere, facciamo per esempio qua, abbiamo tanta luce, facciamo un impianto che è bellissimo, di energia idroelettrica. Quanti anni ne vuole per tirare fuori un certificato? Perlomeno 4-5 anni. Perché ci sono talmente tanti organismi, e il bacino, e poi le acque, e poi il magistrato, e poi questo, e poi quello, in cui ciascuno legittima il proprio ruolo. Venuto fuori l'altro giorno, e finisco, una legge verrà fuori, una legge relativa al provvedimento interessante, intelligente, che riguarda fondi per la ristrutturazione dei centri storici, l'efficientamento delle fonti di energia, quindi la possibilità di fare impianti anche di recupero dell'energia, di risparmio energetico sull'energia pubblica, eccetera, eccetera. Si mettono di mezzo per decidere questa roba qua degli organismi che sono l'IPA, di cui non si sa cosa vuol dire, ma perché? Perché questa è la norma, bisogna cioè tenere occupata delle strutture che non servono assolutamente a nulla, quando invece se facciamo il conto che se noi sommiamo i dipendenti che ci sono nei comuni intorno, sono la più grande azienda del territorio, la più grande azienda del territorio. Allora dico, dentro lì c'è una grandissima competenza, ma riusciamo a farla lavorare in maniera tale che produca tutto il valore aggiunto che può produrre? Per cui il problema non è se privato o pubblica poi la gestione, il problema è diminuire quanto possibile il costo, incrementare quanto più possibile il valore del prodotto e quindi incrementare il valore aggiunto. Giuro che sarà più breve. E parto dai suggerimenti del dottor Panozzo e sullo scenario che ci suggeriva, insomma, ecco, la necessità di ragionare sull'aspetto di partiti e sull'aspetto dell'apparato burocratico. Ecco. Metto insieme con altre notizie, con altre cose che avete detto stasera. No? Quindi mi pare che definire quello che è bene comune faria una differenza fra quello che sta il percorso sul referendum sull'acqua e l'aspetto locale, nel senso che quella sì era una prevaricazione che ha raccolto un consenso grande, ecco. Però pur facendo parte, ecco, dei comitati anche a me, sento ad esempio di essere minoranza e Gianfranco mi interrogo se l'essere minoranza nel percorso della democrazia attualmente rappresentativa può valere qualcosa, insomma può essere incisivo.
un'altra cosa, l'altro giorno in una conferenza a Marano un filosofo parlava di una ricerca di Tullio De Mauro dove diceva che l'80% degli italiani è analfabeta funzionale, cioè non capisce quello che legge. Una domanda che faccio a Panos, ma che faccio a voi, quanto conta in questo l'informazione? Un'informazione che se chiara, oggettiva, precisa, per creare un'opinione. I comitati resta scarsi di strumenti di informazione, strumenti di informazione che si è fatto i comitati se molto, molto esili, ma non molto, ma insomma, anche perché non ha grandi risorse. Come affronteremo tutto questo? Cioè, la domanda è, questi piccoli movimenti o questi piccoli comitati comunque può essere pedagogici verso un'idea diversa di democrazia, tenendo conto che comunque la nostra Costituzione rispetto alla rappresentatività ha altrettanti articoli, Paolo. Innanzitutto vi ringrazio. Questa sera ci avete dato una bellissima lezione di paradossi. Allora, dal paradosso del bene comune detto dal professor Panozzo, per cui il bene comune è paradossale perché è contro un altro bene comune, al paradosso politico che è emerso dove vedo degli amministratori di un partito che si lamentano del loro partito. E infine io vorrei collegarmi ai paradossi del dottor Panozzo con quello che ha detto Walter Bonà, che è un'esperienza che stiamo vivendo noi nel Forum dell'Acqua. Quanta fatica, e che noi siamo fortunati perché abbiamo dei comuni con i quali riusciamo a interloquire, abbiamo delle società con cui riusciamo a interloquire, quanta fatica fanno i comitati a portare le esperienze, le competenze, le decisioni nei comuni. Ecco, io credo che se noi riusciamo a fare questo passo importante, e io parto da quello che ha detto Walter Bonan, che i comitati devono essere responsabilizzati, devono fare delle proposte, ma i comuni devono cominciare ad avere l'obbligo di ascoltare e dare delle risposte ai comitati, perché i comitati sono la mancanza della politica, perché non ci sarebbe stato il comitato contro la discarica di Vianelle se quel comune non avesse deciso di fare una discarica, non ci sarebbe stato il Forum dell'Acqua Bene Comune se non ci fosse stata la politica che ha preso delle decisioni contro il bene comune. Ecco, io ho fatto alcune questioni e aspetto. Se non c'è nessun altro, io direi sì, c'è qualcun altro. Buonasera, Gabriele D'Amico da Torino. Vorrei porre un interrogativo specifico e uno più generale. Quello specifico è sulle politiche gestionali del professor Panozzo, cioè capire se guarda alle fondazioni di partecipazione come uno strumento per, da un lato, inserirsi nel dibattito sui beni comuni come sorpassamento della dicotomia pubblico-privato, al contempo però guardando alla mancanza strutturale che il diritto privato, non solamente societario, ha in termini di lacci o lacciuoli che in qualche modo garantiscono il perseguimento dell'interesse pubblico. Secondariamente, la distinzione fra una comunità e un gruppo. Cioè abbiamo utilizzato fino ad ora il termine comunità, guardandolo però da un punto di vista neopositivista, quindi da un punto di vista esteriore, in ciò facendo propria più o meno implicitamente una nozione che è anche tipica delle Nazioni Unite, che ci dicono ballate nello stesso modo, cantate nello stesso modo, siete una comunità. E questo però si scontra con una diversa nozione di comunità che
ci portano tutti coloro che in qualche modo, più o meno direttamente rifacendosi in via del mondo delle idee di Platone, portano uno spirito di religiosità. Allora, possiamo portare avanti un discorso neoilluminista, quindi ponendo, come dire, a fianco quelle che sono le ragioni dell'umanità ultima, o dobbiamo in qualche modo dialogare con questo inserendo nella ragione dell'umanità? E se sì, possiamo guardare alle neuroscienze? In particolare mi riferisco al candidato premio Nobel, il professor Rizzolatti, che studiando l'empatia e i neuroni empatici a specchio è diventato consigliere del presidente Obama, e che ci dice no, la comunità è qualcos'altro, è quel luogo in cui l'uomo si sente accolto da un altro uomo, indipendentemente da quello che poi è il sistema di credenze in cui ciò si spacchetta. Stiamo avvicinando alle 11, quindi se siete d'accordo io farei un altro giro di tavolo di interventi, insomma, di un paio di minuti ciascuno in cui si risponde alle domande e anche magari ad alcune sollecitazioni che ci sono state nella discussione. Per cui chi vuole iniziare, facciamo lo stesso giro di prima, se inizi tu? No. Angelo, vuoi dire qualcosa? Rapidamente, io credo che il percorso per creare cittadini diversi passi essenzialmente da un grande lavoro all'interno della scuola. Lì, secondo me, possono nascere delle radici diverse su cui sperare in un futuro assolutamente più partecipativo e più attento. E sicuramente dovremmo prendere in mano l'altro strumento di grande comunicazione di questi 20 anni, e poter rifare un film indietro e non farlo gestire come è stato gestito in questi 20 anni, perché la TV ha avuto un'influenza, secondo me, decisiva nel far sì che la gente partecipi in modo attivo, e al di là di aspetti emozionali. Noi vediamo, io faccio parte anch'io dello stesso partito loro, e sappiamo bene che la partecipazione passa.